un evento, questo che si terrà alle Terme di Telese, che vede impegnato il vostro centro artistico con una mostra che vedrà la vostra mostra inserita nel congresso della Cavalleria Angelica. Come nasce questa idea? L'idea è nata da un anno fa, perché Cavalleria Angelica fa i congressi ogni anno e sono lieta di annunciarla. In questa mostra è dedicata al 14° congresso della Cavalleria Angelica che si terrà a Telese Terme, provincia di Benevento, dal 17 al 23 aprile 2017. Il vernissage sarà il 17 aprile alle ore 16:30. E in questa mostra partecipano ben 20 artisti. Sono tre premi che daremo noi, da parte nostra. Il primo premio, noi portiamo avanti sempre il nome di Carlo D'Angiò, il primo classificato, è il premio Carlo I D'Angiò. Il secondo premio è premio della Cavalleria Angelica. E il terzo premio è dalla critica. Però abbiamo una sorpresa, abbiamo 5 sponsor, premiano 5 artisti. Noi non sappiamo cosa donano agli artisti, questo sarà sorpresa anche per noi. Congresso, questo che si terrà a Telese, dedicato alla Cavalleria Angelica. Come mai avete scelto Telese Terme? Allora, abbiamo scelto Telese Terme perché fino a 2014 la Cavalleria Angelica era sempre. Quindi con il trasferirci noi nel paese nativo di Guardia San Tramonti, abbiamo scelto Telese Terme perché è una location che ci avvicina e quindi per rimanere in un luogo e dare onore ai miei notari. Può dare qualche anticipazione sul programma? Il programma è un programma molto lungo rispetto a tutti gli altri congressi. Gli altri congressi generalmente durano 3 giorni, non di più. Invece quest'anno è stato scelto una settimana, perché il tutto, oltre ai nostri obiettivi, i nostri argomenti storici, medievali, neotemplari, quest'anno, perché come Cavalleria Angelica Onlus abbiamo il dovere da statuto di operare nella volontariato e beneficenza, quindi nei congressi noi approfittiamo per decidere e destinare dei fondi in aiuto a istituti di ricerca o associazioni di ragazzi orfanotrofi. Quindi quest'anno si è creata una simbiosi molto importante che coincide con l'apertura di una nuova struttura presso l'ospedale Rummo di Benevento, il centro di infertilità oncologica. Direttore il dottor Alfredo Mazzaro, il quale sarà presente, ci darà l'onore per la piccola raccolta che noi otterremo sia dai commercianti, sia dagli artisti, sia dalla serata canora. Doneremo tramite una nostra commissione al 23 a sera, l'ultimo giorno, l'intervento proprio della struttura a cui facciamo la raccolta. Nel programma avete previsto anche una sfilata? Sì, nel programma abbiamo previsto praticamente allora la mostra d'arte in ordine cronologico dal 17 al 23,
poi il 21 venerdì c'è una grande serata a Canora dove saranno tutti i ragazzi sanremini che ho portato a Sanremo alla finale all'Ariston 3 ottobre 2016. Poi il 21, 22, 23 c'è un mercatino locale qui nel Viale Minieri dove c'è stata una massima collaborazione e direzione della Prologo Telesia, quindi che noi ringraziamo per tutto quello che fanno per affiancarci. E poi il 22 e 23 c'è il congresso pieno, proprio inizieremo sabato pomeriggio fino alla domenica alle ore 11. La domenica alle ore 11 ci sarà sempre all'interno, distante al Palazzo dei Congressi, sia la Santa Messa, il nostro uso e abitudine di iniziare qualsiasi capitolo di investitura, cavaliere e dame, alla Santa Messa. Quindi, dopo la Santa Messa seguirà attivamente le investiture e gamma dei cavalieri.